Robertson rimane contro Horton, Aradori invece in faccia a Kane, eccolo qui, consegnato per Lansdowne, blocco di Zerini, palleggio, arresto, tiro e canestro. Perché Sims ha dato l'impressione di fare la differenza, ecco, così la può fare Daniel. 28% da 3 in stagione. Brian Sacchetti gira intorno alla difesa per la gioia di Papà Meo. Adesso riceve il pallone, aspetta il blocco di Kane, va dalla parte opposta, sposta Robertson, sceglie Lansdowne, sta facendo di nuovo quello che vuole. Vitali contro Fantinelli, la virata, un secondo per tirare, lo fa sulla sirena, mamma mia! Robertson la finta, chiude il palleggio, Sims anche grazie al blocco di Fantinelli a chilometri. E questo tiro può metterlo tutta la sera. Ora prova a giocare due con Horton, che si era mosso, palla recuperata da Fantinelli, aspetta un rimorchio, sceglie quello di Lunen, che deposita nel canestro avversario. A tirare a doppio Lansdowne, Kane però da lì non vuole tirare, lo fa, passa, è arrivato sul blocco di Kane, tiro complicatissimo sul ferro, ma c'è Kane a rimbalzo d'attacco, Lansdowne ci può riprovare e questa è quella buona, più 7 Brescia. Sfidato da 3, sbaglia Aradori, bene, rimbalzo in due tempi e poi a lanciare Cicciarini che anticipa la sirena del terzo quarto, riportando la Fortitudo a un solo possesso di distanza. Non è partito forte, ma raggiunge la doppia cifra. Altro fischio su un tiro da 3. Aradori infila anche la tripla. Vitali, palleggio, arresto, tiro, wow. Canestro. Vitali! Feeling continuità proprio con questo fondamentale. Cicciarini contro Lansdowne, fischio, canestro, libero. Penetra e scarica, Lansdowne da Vitali, linea di fondo, altro scarico, Lansdowne da 3, wow, sulla sirena dei 24, riaccende la Leonessa. Mancio, una mano dal palleggio per la tripla di Fantinelli. Fortitudo in realtà ha ancora un fallo da spendere. Cerca il contatto e il fischio Sacchetti, non è premiato dagli arbitri, vince la Fortitudo 76 a 73.